Fondazione Patrizio Paoletti, istituto di ricerca nell'ambito della neuropsicopedagogia didattica, si occupa di apprendimento da più di 18 anni e con il progetto Prefigurare il futuro, metodi e tecniche per potenziare speranza e progettualità, si propone di affrontare il tema dell'apprendimento da un punto di vista speciale. Apprendere può essere semplice e bello, e può non esserlo. Ciò che è davvero interessante è chiedersi che al di là delle condizioni esterne, al di là della possibilità che ci sia un ambiente appositamente creato ed efficace per l'apprendimento, al di là delle caratteristiche personali di ogni persona, qual è quel luogo che mi permette in ogni situazione, in ogni circostanza, di imparare da tutto e da ogni cosa? È veramente un proposito ambizioso, eccezionale, è ciò di cui noi abbiamo bisogno in questo momento storico, è il punto di vista in cui va considerato l'apprendimento. Come posso imparare nella mia vita, affrontando le difficoltà e poter sempre avere una speranza certa su ciò che accadrà? Sono abilità veramente speciali quelle della prefigurazione, della progettualità e della speranza, perché mi permettono di poter essere protagonista del mio apprendimento e quindi di poter instaurare un contatto con me stesso. Su che cosa? Sulla capacità di imparare ad imparare. Imparare ad imparare si basa su un profondo ascolto di se stessi, nella possibilità di chiedersi come imparo, che cosa mi motiva nel processo di apprendimento, quali sono quelle risorse che posso utilizzare per andare dove veramente desidero. Ecco, questa capacità che mi mette in contatto direttamente col mio mondo interiore mi permette mano a mano, attraverso un allenamento continuo, di poter essere sempre più speranzoso, di poter cogliere le occasioni per poter progettare il mio futuro e quindi trasformare i condizionamenti in condizioni, le condizioni in opportunità, le opportunità del mio imparare da tutto e da ogni cosa.